Siamo con Raffaele Esposito, presidente della Perla del Cilento. Raffaele, che cosa rappresenta questo momento, questa grotta per il territorio di Camerota, ma non solo per quello di Camerota? Innanzitutto, prima battuta, un momento di gioia indescrivibile, perché oggi all'inaugurazione erano presenti tantissimi concittadini. Riacquisiamo al nostro patrimonio storico, culturale, un pezzo del nostro territorio, una grotta che fino a ieri era chiusa, era inaccessibile, oggi siamo riusciti a farla diventare bene collettivo. La cultura deve essere nelle disponibilità di tutti. Prima questo parlavamo con gli addetti ai lavori, soprattutto me lo raccontava la professoressa Moroni dell'Università di Siena, che sta curando la campagna di scavi qui a Marina di Camerota, alla Grotta della Cala, che addirittura in questa grotta sembrerebbe che l'uomo di Neanderthal ha convissuto con l'Homo sapiens, quindi è uno dei 5 posti al mondo, come abbiamo anticipato nella conferenza internazionale che abbiamo tenuto l'anno scorso a Marina di Camerota, condotta da Jean-Jacques Lublin, un noto paleantropologo di fama mondiale. Sembrerebbe questa grotta una dei 5 posti al mondo dove è avvenuto tutto questo. Oggi questo diventa nelle disponibilità di tutti, è un bene collettivo. La cultura non deve essere conservata solo negli ambienti scientifici, ma il nostro compito come istituzione è quella di renderla fruibile al territorio. Ma vado oltre, la gioia mia personale, ma di tutti quelli che sono qui oggi, è indescrivibile, perché ho lavorato circa 6 mesi a stretto contatto con l'ente parco, con Anilla Loia, col direttore del parco, proprio l'altro giorno, e oggi c'è stata la visita dell'ispettore della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Il dossier del Parco Nazionale Cilento Valle Ottignana e Alburni è passato, le nostre 3 idee progettuali che ho candidato personalmente ho seguito per 6 mesi, quindi il museo diffuso del Paleolitico, per incentivare il turismo a piedi, paleotrekking, archeotrekking è passato, qui si mangia cilentano è passato, i leader del parco che sono già una realtà è passato all'interno per diciamo questa idee progettuali per il territorio. E stiamo già lavorando per far sì che possano essere riaperte anche le altre grotte, siamo già impegnati per far sì che si possano riprendere le campagne di scavi anche nelle altre grotte, ma il Parco Nazionale, sul nostro invito, attraverso il riconoscimento del Geoparco, sta già lavorando ad un itinerario culturale e turistico, che sarà quello che collegherà le grotte del Paleolitico di Camerota con le grotte di Castelcivita. Proprio ieri c'è stata, l'altro ieri forse c'è stata l'inaugurazione delle Vie Silente. Noi siamo un po' come la Via Silente, lavoriamo tranquilli, però con molta caparbietà. Il nostro ospite, il nostro concittadino, il nostro fruitore, anche se è un bruttissimo termine, preferiamo più i nostri ospiti, avranno nei prossimi anni la possibilità di venire qui a Camerota o dalle grotte di Castelcivita e quindi percorrere a piedi e oltrepassare tutto il nostro territorio, coniugare la costa con le esigenze dei comuni interni attraverso un itinerario culturale e turistico per incentivare il museo a piedi, il paleotrekking e l'archeotrekking. Oggi chi sceglie Camerota, chi sceglie il comune di Camerota, ha il turista, ma anche chi vive Camerota ha un ampio ventaglio, un'ampia scelta legata al turismo. Dal 2012, quando si è insediata l'amministrazione romana, abbiamo fatto una scelta, abbiamo, uso il plurale perché il sindaco ha sempre coinvolto una parte di cittadini, io mi reputo un cittadino attivo. C'è molto feeling con l'amministrazione, è indubbio questo, ci hanno sempre lasciato portare avanti le nostre idee, le nostre istanze liberamente, senza condizionamenti, però diciamo questo, Camerota, Marina di Camerota ormai è all'apice del turismo balneare in Italia, è una meta riconosciuta, ambita per il turismo balneare, ma noi non siamo soltanto questo, oggi è la dimostrazione più lampante, abbiamo storia, cultura, tradizioni, enogastronomia, i centri storici bellissimi, Lentiscosa, Licusati, Camerota, cioè siamo una perla, però questo deve essere il volano affinché il Cilento stesso, intero, perché se non ragioniamo sul brand Cilento rimarremo sempre una meteora, dobbiamo ragionare sul brand Cilento, far sì che i nostri ospiti possano, come abbiamo ribadito ultimamente al corso di Alta Scuola del Turismo Ambientale, Collega Ambiente e Vivi l'Italia, dobbiamo far sì che i nostri ospiti possano portare via da questa terra un'emozione, deve essere il turismo del fare, si passerà, proprio oggi è la testimonianza, da un turismo virtuale, bellissimo dall'esperienza del MUVIP perché ha permesso già a tantissime persone di conoscere questo, però si passerà anche alla rappresentazione reale, quindi il viaggio continua.